Ok ragazzi, eccoci tornati con Spider-Man 3. Il primo episodio vi è piaciuto? E quindi proseguiamo con questa avventura, con questo salto al passato. Gioco tanto amato di vecchia generazione. E andiamo da MJ, ragazzi, che a quanto pare vuole farsi un voletto. E andiamo, andiamo, vediamo un po' questo volo con MJ. Porta Mary Jane a fare un giro. Esaudisci le sue richieste in modo da ottenere più cuori. Ogni volta che raggiungi un punto di riferimento, ottieni tempo extra. Ciao Peter, pronto per darmi un passaggio? Ok, aggrappati. Oscilla vicino al suolo. Vola in basso, ok. Certo che le sfide a tempo con questa oscillazione orribile e complicata. Ah, adesso devo andare in alto. Oscilla vicino al suolo. Ma come di nuovo? Scendiamo, scendiamo, se no Mi questi si sto lamenta. divertendo un mondo. Contenta la cretina di sta cazzata. Ok. Vai più veloce che puoi. Cuori al massimo, quindi è innamoratissimo. Che velocità! Dai, scendi in giro. Hai rotto le scatole, dai. Ok. Allora Harry non vuole parlarti? Ho provato in ogni modo, Mary Jane, ma non mi ascolta. È convinto che abbia ucciso suo padre. Ma è il tuo migliore amico, Peter. Dentro di sé sa che avresti fatto di tutto per non fargli del male. Non preoccuparti. Dagli tempo. Sono certa che gli passerà. Oh, il simbionte! Il simbionte, il simbionte! Attenzione! Pipiri pipiri! Pipiri. Beh, ragazzi, qui non possiamo non dire. Papara, papara. Ah, qui invece è la casa di Harry. Con la maschera di Goblin. Me la ricordavo un po' più bella. Non così brutta. Tutte le bombe. Eccolo qui. Che si è dopato. Certo che il Goblin di Harry non ha mai fatto la risata. Ma non ho mai capito il design dell'Harry, cioè del Goblin di Harry. Boh, sembrava un ninja. Ma comunque, ragazzi. La storia è così. Spider-Man lo sappiamo. Missione completata. Che missione di merda, però. Doppia oscillazione. Ok. Ah, così. Wow. E che fa? Scusa, a che cavolo serve oscillare così? Non cambia assolutamente niente. Cioè, lo fa con due ragnatele e basta. Boh. Vabbè, comunque. È una cosa che comunque in Marvel Spider-Man 2 non c'è, ragazzi. Incredibile. Prossima missione, vediamo un po'. Ma come funziona qua per andare avanti con la storia? Cioè, devo solo fare le missioni. Ah, ecco, Lizard parte 2. Beh, continuiamo quello che avevamo iniziato nel primo episodio, che poi a un certo punto non c'era più. Vediamo un po' di andare Sento avanti odore con di quella guai. storia. Meglio andare a dare un'occhiata. Ok, entriamo nel suo laboratorio, mi sa. Dottor Connors, tutto bene? Stai indietro, Peter. Dottor Connors. Devo prenderlo e capire che cosa sta succedendo. Che poi quel lizard. Dove devo andare? Ah, c'è la fogna. Quel lizard dovrebbe essere ispirato al concept che poi avremmo dovuto vedere del film. Ah! Oh! E chi sono questi? I figli di Lizard!
Dottor Connors si è dato da fare con una lucertola femmina. Oh, questi graffiano. Cavolo, si mettono attorno e non ti fanno capire un cavolo. È meglio saltare, sennò qui è finita. Ok. Ce n'è ancora uno? No. Devo scendere qui? Oh. Oddio. Oddio, devo salvarla questo. Devo fare il giro. Che sputa. Oh. I quick time events. Addirittura. Comunque sono rapidissimi, eh. Cioè devi premerli subito, se no caschi a terra. La miseria. Che è qua? Oh. Un'intera razza di uomini lucertoli si stia evolvendo qua sotto all'insaputa di tutti. Sta succedendo qualcosa di strano. Aiuto, telecamera! Minchia, gli spazi stretti è un casino, eh. E sono tanti, cavolo. No, lo sapevo che facevo la cazzata. No, devo andare qua? Cosa devo fare là? Devo fare qua? E poi sono nascosto un'altra volta. Ah, ok, si è aperta la porta. Ah, c'è un cuore, ragazzi, devo prenderlo. Non deve essere facile essere verdi, eh? Allora, vogliamo qui. Ma volevano fare veramente Spider-Man 4 o 5, non so, Lizard, dove lo volevano mettere, non mi ricordo. No, nel quarto volevano fare l'avvoltoio. Beh, comunque volevano fare sta roba, boh. Cioè, addirittura un nido di lucertole. Ah, sono lì, aspetti. Devo andare dritto, ok. È la Madonna. Questo non la vedo bene. Eccoti il resto. Guarda che stai combattendo con Toby, eh. Vatti a fare un bagno, va. Ok. Buongiorno. Ehi. Salta. No, sputano. Non si sputa sulla gente. Ma forse posso andare più avanti, perché se no mi fanno fuori. Ehi! Vai, scappa. Troviamo il dottor Connor. Ah, oh! Mi ha fatto cagare addosso. Ah, ma qui è dove prima c'era quel tizio che stavano attaccando. Ah, ma si stanno mutando, insomma, le persone. Ma che ci fanno le persone nelle fogne, scusa? Non ho capito questi quick time event per oscillare, quando potrei farlo io. Ancora un altro! Oh, ma qua... che cazzo è Resident Evil a sto giro?
Ma dov'è Connors? Ah! No, ho sbagliato! Ah! Eh beh, non ho avuto proprio il tempo di premerlo in realtà. Ehi, Toby! Addirittura. Quel muro è troppo robusto perché riesca a sfondarlo. Ma forse lo posso sciogliere. Vicino a un barile per... Ah, ok. Anche questo è andata. Possiamo passare. Allora, occhio dove mettiamo i piedi qua che... Ehi, chi è questo? Ma qua il bro non ha capito che ha a che fare con Toby Maguire, eh. Toby non scherza, ti prende a schiaffi. Minchia, dove cazzo l'ho buttato? Madò, si è fatto un volo di 50 metri. Comunque, forse devo farmelo anch'io sto volo di 50 metri, perché... No, mi sembra troppo alto qui. Aspetta. Eppure, no, mi sa che devo saltare. Salto? No, devo scendere. Vediamo un po'. Wow. Ok, c'è un cuoricino. E poi c'è anche una porta. Ah, eccolo qua. Ah, scusa. Per prima, non volevo farti volare, però. Te la sei cercata. Bro, ti sei incastrato? Fottiti, resta là. No, forse devo sconfiggerlo, sennò non si passa. No, no. Non puoi farcela contro Toby, è impossibile. Ok, ora. Aspetta, che qua non si capisce un cavolo certe volte. Ah, c'è un macchinario. Ok. No, aspetta. Però potevano mettere i tasti più comodi. XB sono opposti. Ah, ah! Bella così. Ma no, guarda dei calci che li fa volare. Ok, adesso... Ok, possiamo attivare la... Bene. Ma Connors comunque... Non esce. Porta chiusa. Ma per Toby non c'è problema, non c'è problema, non c'è problema. No, perché si è chiusa? Ma è un casino premere X e B però, Casino, porca puttana. Ai. Ma chi è il cretino che ha deciso di fare... Ah, facciamo così, dai. Porca miseria, porca. Oh. Eccolo, il dottore. No, levatevi di mezzo, voglio il dottore. Ma sti gas fanno male? Forse sì. No, via via, voglio il dottor Connors. È lui che ha fatto sto casino qua. Scappa, 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 scappa. Dove è andato? Lì? Dottore! Dove va?
ma che cavolo è? Vai Toby, vai. Toby, dai, puoi farcela, sei tu il migliore, vai. Le missioni dove si oscilla è un casino, è veramente un casino. Comunque, ci siamo quasi. Vediamo. Toby, oh, non dice una parola. Che quei trituratori facciano male. Ecco, come non detto. Vabbè, concentrato, ci sta. Attira il lead sui nastri trasportatori. Oh! Che dottore, dottore, dottore! Sto ai miei fratelli. Così non va. Sono nei guai. Ok. Il tuo destino sta per compiersi. Dove finisce okay. questo nastro? Mi chiedo se... Arriva? Eccolo. Piacente, dottore. Ma qui non si fanno sconti a nessuno. Tutto a posto? Lì dai sordito, primi... Ok. Oh, ho sbagliato. Non l'abbiamo già sconfitto? No, mi sa che questa è la boss fight. Mi sa di sì. No, non mi dire che mi attaccano tutti questi. Girati, girati, senso di ragno, pizzica. Allora quanto è brutto. La boss mette est. Ah, aiuto. Lasciami. No, oh, attenzione. Guarda che Toby non scherza, okay. Dottore. Ho ricevuto la psicopatica che un tempo era un uomo che rispettavo, non si fa problemi a colpirlo. Oh! Ringraziami. Via, via. Ti evitare la soggiogazione. Hai legittimato la natura di questo pianeta. Stai parlando dei Toby, vero? Sono quasi sicuro che siano loro. Non voglio farti male, dottore. Ma non è che mi lasci molta scelta. Vai, 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 vai! Odio doverlo fare, ma se prima non ti metto al tappeto, non ti posso aiutare. Oh! Vai, Toby, vai! Menalo, menalo il dottore, menalo! Ah, ok! Vai, guarda Toby come mena, guarda! Non credere di avermi già sconfitto! Ma che c'ha il Kaioken nelle mani questo? Tu non priverai me e i miei fratelli di ciò che ci appartiene per diritto di nascita. Patetico pazzo a sangue caldo. Oh, attenzione. Dottore, arrenditi. Altrimenti questa storia finirà male per te. Mai. Non verrò mai sconfitto dal discendente. Guarda, posso sorvolare sul fatto che hai cercato di uccidermi, ma sugli insulti, no. Gli insulti. Dai, Toby, che ci sei, dai. Oh, attenzione, che succede? Non ho fatto niente io. Siamo arrivati... Ah, mi sa che non è proprio la boss finale.
No, oh, l'abbiamo perso. Ah. Super attacco potente. Ok. Missione completata. Ma il dottor l'abbiamo perso però, eh. Dove siamo qua? Ah, è il punto di primo. Il dottore, ragazzi, il dottore ancora in giro a fare casino. Vediamo se c'è già una missione in cui possiamo andare a recuperarlo. Comunque mi piacciono queste missioni di Lizard in cui bisogna fare questi inseguimenti nelle fogne. No, non mi dà già la missione della storia, quindi immagino che dovremmo fare qualche secondaria prima per andare avanti. Vediamo cosa si può fare. Dolcezze all'arsenico, parte 1. Boh, vediamo questo cos'è. Ok, cos'è la gatta nera? La gatta nera questa. Ah. No, Harley Quinn. Ti faremmo di peggio se a Priscilla non fossi simpatico. Ma c'è la gatta nera in questo gioco? Non mi ricordo. Guardate le vetrine. Liberiamocene, non voglio perdere lo spettacolo. Vabbè, dobbiamo picchiare Harley Quinn. Non ti conviene metterti contro le dolcezze all'arsenico. Attenzione agli schizzi di sangue sul vestito. Beh, Toby, ma... ho sentito che Toby, ma picchi le donne, non si picchiano. Vabbè, però queste sì. Ragazzi, sento puzza di denuncia per Toby dopo questa missione. Signorina, si calmi, dai. Fine hanno fatto le buone maniere. Infatti. Grazie. Prima del tuo arrivo, alcune di loro sono andate verso un teatro abbandonato per una specie di sfilata di moda. Non posso mancare a un evento simile. Ci vorrà una vita per rimettere tutto a posto. Beh, ringrazia che ti ho aiutato, comunque. Allora, usciamo fuori. Andiamo a fermare le altre. Aha. E adesso ecco la bellissima Zenobia, davvero letale con velluto e laccetti. Non potrete distogliere lo sguardo, ragazzi. Guarda quante sono queste maleducate. Ma ci pensa Toby a mettervi a posto. Un'altra dolcezza all'arsenico che va incontro a un finale amaro. Smettila di darci fastidio. Ma se voi fate le maleducate. Ehi, signorina. Signorina. Educazione, signorina. Sua madre non gliel'ha insegnata l'educazione. Mi sa di no. Ehi. Ragazze, se volevate fare il cosplay di Harley Quinn, dovevate andare al comico. Oh, ma questa schiva. Ma questa è veramente Harley Quinn, è pure bionda. C'è uno schiaffone. Si è incazzato proprio. Dai, forza. Giù. Niente, ragazzi, Toby le castiga tutte. Ma stanno picchiando sti poveracci qua. Li stanno torturando. No, sono scostumate. Niente da fa. Lasciateli. Un po' di rispetto, insomma. Ma adesso Toby mi fa vedere chi comanda qua. Ancora uno. Granate orsacchiotto. Un pensiero davvero carino, presumo. Poi devo colpire quel lampadario al momento giusto. Ok. Ok, è andata. Li avrebbe conciati per le feste. Grazie per averci salvato, Spider-Man. Ascolta, so che sembra una pazzia, ma so dove queste ragazze hanno preso gli orsetti che lanciavano. Lavoro nella ditta che li fabbrica. È là che mi hanno rapita. Prossima fermata, la fabbrica degli orsetti.
Ma questo è inquietante. Fabbrica di ossigeno. Ok, missione completata. Perfetto. Super attacco aereo. Bene. Prendiamo il nostro cuoricino. E niente ragazzi, direi che possiamo fermarci qui con questo secondo episodio. Fatemi sapere sempre cosa ne pensate, se vi piace. Insomma, direi che per essere un gioco di vecchia generazione ci può stare. Alla fine è abbastanza simile al Regno delle Ombre, anche se la trama è completamente diversa ed è quella basata sul film più diverse aggiunte. Detto questo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con la prossima parte. Ciao a tutti.